Il giardino di Villa Ebe sulla collina di Pizzo Falcone, una passeggiata poetica con aiuole a terrazze, con ortensie, ibisco, buganville, rododendri, margherite e rose, pini domestici e marittimi e piante di mughetti. La villa è un castello neogotico esempio dello stile liberty napoletano. Fu l'ultima opera e dimora dell'architetto Lamont Young, distrutta da un incendio doloso nel 2000 ed abbandonata. Il giardino era diventato ormai una discarica abusiva, mentre i pini rischiavano di abbattersi. Oggi i giardini rinascono grazie alla sinergia fra pubblico e privato, grazie all'attività dell'Associazione Vulcano Metropolitano che ha curato la manutenzione del verde. E quando l'istituzione capisce il privato, e il privato capisce con chi ha a che fare, è il massimo che si possa fare per la città e per le persone. Abbiamo anche noi contribuito, ma come sempre le cose belle appartengono al lavoro di squadra. Adesso dobbiamo raggiungere i due impegni, Montecchia con l'ascensore, Villa Ebe, dove la regione deve mantenere la promessa dei finanziamenti al nostro progetto. Così si completa un lavoro veramente eccellente per uno dei posti più belli della nostra città.